Salve ragazzi e ragazze, qualche giorno fa sul gruppo Mani Creative Forum avevo detto che avevo ripreso a pasticciare con la resina e non avevo spiegato bene che cosa stavo facendo. Allora, siccome quest'anno vanno molto i colori fluorescenti, ho pensato di crearmi dei cabochon e delle basi, ovviamente nei colori fluo che vanno quest'estate, e sono un paio di colori, questo fucsia e questo verde. In più mi sono fatta alcune colate solo ed esclusivamente con la polvere fosforescente. Quindi questi qui sono quelli che al buio, così si vede poco, comunque al buio si illuminano. Allora, che cosa ho usato? Allora, innanzitutto ho fatto una colata con la resina E30 acquistata da Andromeda Beads, e vi metterò il link qui sopra al video dove spiego come utilizzare questa resina E30. Dopodiché ho acquistato i pigmenti. Allora, ho acquistato questo pigmento fucsia, il 3011. Ho acquistato questo verde mela, si chiama, ma è un verde fluorescente 3226, e questo luminescente viene chiamato, ma è diciamo quello che noi chiamiamo di più fosforescente, e quindi quello che si illumina al buio, e il codice qui io non me lo ritrovo. Comunque l'importante è cercare fosforescenti. Allora, questi tre pigmenti non li ho acquistati da Andromeda Beads, ma li ho presi da un altro sito che si chiama 3G Gorla. Però potete vedere se anche Andromeda ha questi colori. Allora, intanto volevo anche farvi sapere che ci sarà un periodo in cui il nostro sponsor, che è lo sponsor del gruppo forum Mani Creative Facebook, è la nostra, quindi Andromeda Beads, e per un periodo ci sta facendo uno sconto del 10% anziché il 5%. Quindi io direi che comunque è un buon periodo per andare a acquistare. So che tra qualche giorno arriveranno anche le Super Duo fluorescenti, quindi date un'occhiata al sito, tenetelo sott'occhio. E chiunque è iscritto al gruppo Mani Creative Forum di Facebook avrà la possibilità di fare degli acquisti con uno sconto del 10%. Allora, ora vi faccio vedere. Ancora non li ho passati con il Dremel, quindi sono un po' grezzi, e vi faccio vedere che cosa ho fatto. Allora, ho riprodotto questo tipo d'anello. Infatti vedete che ancora non c'è il foro e c'è ancora la parte dietro della colata. Però dopo averlo fatto, insomma, limato con il Dremel, oppure se avete un simil Dremel, qualunque cosa, e questo qui è un anello molto carino di cui mi aveva dato una base il mio amico Simone, Piccole Gioie 89T, e l'ho fatto in questo colore verde fluo e in questo colore verde, un verde un po' più scuro, con all'interno delle pagliuzze, quelle pagliuzze che ho comprato parecchio tempo fa, che si chiamano Fiocco di Neve e sono della Decomania. Non so se mette a fuoco. E questo è il codice. Io l'ho acquistato in un negozio qui a Rieti, ma si trovano anche nei negozi online. Poi ho fatto delle basi per orecchine, questo in verde fluorescente e questo con un verde un pochino più scuro. Ho fatto un cuore satinato con dei brillantini e dei cabochon che mi servono ovviamente per utilizzare le piattine del sautage, che voglio fare dei lavori sautage con i colori fluo. E se non erro, mi sembra che anche sempre Andromeda Beads abbia anche delle piattine che si associano molto bene a questi colori. Poi ho fatto questa base per orecchini in un rosa fucsia, dove ho fatto delle piccole goccioline di smalto
perché dentro ci sono i pigmenti quelli proprio per la resina, però poi ho gocciolato all'interno, non so se si riesce a vedere, delle goccioline di smalto sempre color fucsia, e ho fatto vari cabochon, questa base per orecchini e alcuni altri ovali tipo questo. Ecco che lo butto invece di farvelo vedere. Vedete che ci sono quelle cuccioline, l'ho fatto di proposito perché mi piaceva da morire. Ho fatto anche il cuore satinato, che muovendolo sembra quella perla che non mi ricordo mai, occhi di qualche cosa, oppure non so, mi ricorda qualcosa che ho visto, però non mi, adesso non mi viene, perché mentre che muovo questi cabochon cambiano un po' il colore. Poi vabbè, ho fatto anche la colata con il fosforescente, quindi ho fatto questi cuoricini, questa croce, varie crocette, perché ho in mente un piccolo lavoro e non so se poi mi riuscirà, poi se mi viene quello che ho nella mente, se riesco a realizzarlo ve lo faccio vedere. C'è questo cuore fatto da uno stampo di quelli che vende Andromeda Beads, mentre questo è uno stampo fatto con uno stampo in silicone dei ghiaccioli, quelli per l'acqua, insomma, quelli che vengono messi nelle bibite fredde. E quindi ecco, questo era quello che stavo lavorando. Questo è quel fatto con le pagliuzze che vi ho fatto vedere prima, con i fiocchi di neve iridescenti. E quindi ecco quello che stavo elaborando in questo periodo con la resina. Ora io vi saluto, spero insomma di avervi dato una piccola idea per crearvi delle basi con i colori fluorescenti che quest'anno vanno tantissimo. Ora non so se più in là acquisterò anche il pigmento arancio fluorescente e mi sembra che ci sono il giallo fluorescente anche nei colori che vanno tanto quest'anno. E in più volevo farvi vedere l'altro acquisto. Adesso guardate il caos. Ho preso la cassettiera della Lidl. Devo ancora riempirla, sta ancora qui sul mobile perché sono stata via ieri e l'altro ieri e quindi non ho potuto sistemarla. E quindi con questo vi saluto, vi mando un bacione e qualunque domanda, qualunque curiosità che avete potete scrivermi sotto questo video. Ciao a tutti!